Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Salve a tutti. Provo a parlare Francesco. Sì, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Perfetto, siamo a posto. Sì. Ogni giovedì pomeriggio andiamo in onda su questa rete. Una cosa vorrei raccomandare ai radioascoltatori. Vediamo un attimo, scusate. No, non era nostro. Una cosa vorrei raccomandare ai radioascoltatori. Almeno a quelle persone che apprezzano la trasmissione, che seguono quello che diciamo e quello che facciamo. Vorrei dire questo. Prendetevi i nostri indirizzi. Prendetevi i nostri indirizzi perché? Perché potrebbe essere che abbiate bisogno di mettervi in contatto con noi. Cioè, le cose cambiano, le cose si modificano. Noi come pagani non cediamo facilmente, sui principi non cediamo mai, e purtroppo alcune persone che hanno fatto delle scelte che sono distruttive vogliono nascondere queste scelte attaccando i pagani, cioè i pagani che si fanno, fra virgolette, i fatti loro, nel senso che fanno la loro trasmissione e non interferiscono in altre trasmissioni. A qualcuno questa autonomia, questa indipendenza dà fastidio. Dà fastidio e nonostante Franco sia deciso a difendere la trasmissione, nonostante questo, purtroppo chi ha fatto delle scelte distruttive, tipo raccogliamo le firme per la prova, racchetta, bambina che deve essere curata, e dopo erano firme solo per ammazzarla, oppure chi ha raccolto firme per fare in modo che i preti ritornino a essere ufficiali giudiziari, nascondendo questo sotto un fare anticlericale. Chi ha raccolto adesioni per la missione Arcobaleno, sapendo che era finanziamento alla mafia. Cioè, chi ha fatto tutta una serie di scelte autodistruttive, adesso per difendersi dalle proprie scelte autodistruttive, decido di incolpare i pagani o di accusare i pagani perché i pagani non hanno aderito a queste scelte autodistruttive, per cui noi combatteremo per quello che c'è possibile affinché possiamo parlare di paganesimo, però siccome le battaglie si fanno e si possono anche perdere, cioè non siamo noi i padroni del mondo, noi combattiamo le nostre battaglie per quello che possiamo, una battaglia di libertà per gli esseri umani, una battaglia per la vita. Però chiaramente anche i distruttori della vita mettono in atto le loro operazioni, le loro strategie, per cui chiaramente i pagani possono sempre soccombere, anzi molto probabilmente succederà che prima o dopo soccomberemo. Per cui se siete interessati alle trasmissioni, prendetevi nota degli indirizzi, noi continueremo con le conferenze, continueremo su internet, continueremo trasmissioni in modo diverso. Cioè noi avremo sempre iniziative perché sì, il paganesimo no, ma non è legato alla radio, il paganesimo è qualcosa che nasce da noi, per cui noi continueremo sempre, però prendetevi i nostri indirizzi e segnatevi, non si sa mai, può darsi magari che non succeda niente, cioè può darsi che sia semplicemente un fuoco di paglia, può darsi che vada tutto a posto, cioè non c'è problema, però siccome è bene armarsi prima che la cosa sia troppo grave oppure troppo tornare indietro, bisogna essere preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, che poi l'evenienza succeda o no, bisogna essere coscienti, avere l'esperienza che qualsiasi cosa può succedere, se poi non succede almeno si era pronti, non essere impreparati. D'altronde l'impreparazione è chi vuole distruggere all'interno la propria esistenza, cioè chi appunto non pensa a costruire la propria vita e chi non pensa a realizzare se stesso si troverà sempre impreparato. E difatti basterà ricordare con una battuta comica, noi abbiamo avuto un papa che era un papa veneto, e questo altro papa fa: se l'avessi saputo prima mi sarei preparato. Benissimo, questo significa che il tuo Dio ti ha insegnato sempre a rassegnarti la provvidenza, e di fronte a una situazione che dovevi affrontare ti sei trovato impreparato perché hai sempre delegato agli altri, cioè al tuo Dio folle e pazzo, la possibilità di organizzare la tua esistenza. Ma quello che poi, ad esempio, viene rimproverato ai pagani è proprio quello di non entrare nelle polemiche, cioè nel senso, noi abbiamo sempre evitato accenni all'attualità spicciola, che non fosse legata a perché? Pagani. Perché noi ci rendiamo conto che è inutile affannarsi in affrontare piccoli problemi, piccoli orizzonti o piccoli momenti. Quando non si comprende qual è la dinamica della vita, dell'esistenza, quando non si comprende quali sono le forze che vanno a usare le cose, cioè è inutile che io continui
a fare un'azione contro un avvenimento quando questo avvenimento si riprende, si renterà, perché la condizione è che si torni a ripresentarsi. Allora qualcuno può, dal punto di vista sentimentale, farlo, però non risolve il problema. Soddisfa brevemente la sua coscienza, ma non risolve il problema e non crea niente per la vita, e non ha compreso niente della vita. Di conseguenza, noi diciamo sempre, potremmo stare qui a parlare di attualità all'infinito, ma il nostro scopo non è parlare di attualità, è dire alle persone: guardatevi attorno, noi non siamo qui per offrirvi delle azioni da fare, delle cose da fare, ma siamo qua a dirvi: guardate con i vostri occhi, sentite con le vostre orecchie, parlate con la vostra bocca, ragionate con il vostro cervello. Non dobbiamo darvi un verbo, non dobbiamo darvi un insegnamento, una fede, assolutamente. Noi vogliamo questo, di conseguenza a noi ci importa dire questo, e non ci serve fare polemiche con altri che possono fare altre affermazioni, perché noi sappiamo della diversità e della superiorità della nostra proposta. Di conseguenza non abbiamo bisogno di lottare per piccoli spazi o per piccole cose. Sappiamo che dobbiamo andare alla radice e al motivo, all'origine delle cose. E questo è che noi facciamo. Allora, Sì, diamo un no, no. po' gli indirizzi. Allora, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. E poi abbiamo gli indirizzi email. Dai. Allora, beh, l'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto è studi politeisti @licosmail.com. E ce ne sono, questo è l'indirizzo principale, insomma, di conseguenza chi vuole scrivere. Se qualcuno fa fatica a scrivere licosmail.com, può scrivere al mio, io ne ho diversi personali miei, che se uno è scanagato a @libero.it, che forse sono tutto quanto in italiano, forse qualcuno fa meglio a scriverlo, Il insomma, mio ecco. indirizzo invece di posta elettronica è Claudio Simeoni Libero.it. libero.it, non ricordo neanche, cioè, per cui è abbastanza semplice, insomma. Comunque scrivetevi perché l'interesse sta aumentando in maniera notevole, cioè l'interesse per il lavoro che stiamo facendo, non solo per il fatto che noi siamo pagani, oh, che siamo anche i pagani in mezzo ad altre, no, è semplicemente il paganesimo stiamo riempiendo di contributi, di tali contenuti che stanno facendo non solo tirare le orecchie agli altri, cioè ai cattolici o ai cristiani, ma stanno incuriosendo decine e decine di personaggi che sentono delle cose similari, cioè hanno sempre sentito delle cose similari e non avevano il quadro generale in cui inserirle. Per cui prendetevi nota delle cose se volete, se no, vabbè, fate anche a meno, insomma. Sì. Voi Va bene, facciamo un accenno della. parliamo un attimino della conferenza di venerdì, Sì, va Francesco. bene. Allora, abbiamo accennato appunto alla conferenza di venerdì scorso fatta a Crespano, che era, ricordiamo, i nostri padri, gli antichi padri pagani, che era una conferenza storica sulle religiosità pre-indoeuropee. È stata molto orientata sul discorso storico di come le culture pre-indoeuropee vedessero alcuni aspetti della vita religiosa e della loro organizzazione. A parte appunto la qualità della conferenza, che è stata legatissima al discorso proprio storico, è venuto fuori, come era naturale quando si parla di queste cose anche dal punto di vista storico, il contrasto tra una visione politeista e una monoteista. Cioè, nel senso che di fronte anche a comportamenti analoghi, e giustamente il relatore ha accennato al discorso del comportamento dei popoli indoeuropei che erano conquistatori. Però questi popoli conquistatori, quando arrivavano in qualche posto, sì, imponevano il loro dominio, però le popolazioni che venivano raggiunte riconoscevano in questi nuovi conquistatori un qualcosa di comune dal punto di vista spirituale, e di conseguenza non venivano annientati, cioè nel senso che anche di fronte a una situazione di guerra, la guerra non era totale, era soltanto una guerra per un conquista di un territorio, una volta che era instaurata la pace o un accordo, le popolazioni non avevano di fronte dei nemici assoluti, avevano di fronte gente che gli era simile e che riusciva a comprendere quello che erano, al contrario dei popoli monoteisti, a cominciare dagli ebrei, che quando arrivavano in un posto dovevano distruggere tutto, cioè oltre alla distruzione fisica del territorio, c'era la distruzione anche proprio religiosa, perché come i missionari ci hanno insegnato, i missionari cristiani, che proseguono la loro attività, quando arrivano trovano tutto quanto opera del demonio. E difatti, perché c'è sempre il rifiuto da parte delle popolazioni che non sono cristiane del missionario? Perché il missionario viene a imporre un qualcosa che non è sentito, che non è esistito, che non c'è. E di conseguenza questo già significa, cioè nel senso significa qualcosa. Significa che di fronte anche a situazioni estreme di lotta, il fatto di avere una visione legata alla vita,
al divino della vita, al divino del mondo, permette di entrare in contatto anche con popolazioni che sono diverse o che ti sono avversarie dal punto di vista politico. Come ha ricordato l'oratore, solo nel monoteismo è un concetto di distruzione totale. Un'altra cosa che poi il relatore ha evidenziato in maniera significativa, che quello che le popolazioni che non erano cristiane o monoteiste, quello che facevano, lo facevano per la loro esistenza, per la loro necessità, per il loro desiderio, per il loro piacere o per le loro idee, cioè nel senso che anche quando andavano a erigere qualcosa, lo scopo con cui lo facevano non era quello di assecondarsi un Dio o di amare Dio. Ma lo scopo era quello di creare uno spazio sacro in cui la loro esistenza gli permettesse di vivere al meglio. Era un loro desiderio, era una loro volontà e soprattutto era una loro manifestazione collettiva, al di là del Dio. Il Dio non gli chiedeva nulla, cosa che invece noi abbiamo in opposto nel monoteismo, che il Dio dice mi dovete amare, mi dovete adorare. Devo essere il vostro unico Dio e qualsiasi risorsa deve essere utilizzata per me. Difatti, giustamente, il relatore ha notato un particolare tecnico, diceva fa, in certe zone esistevano, ad esempio, i culti delle pietre sacre e non esistevano, non si trovano tracce perché non c'era pietra a sufficienza e di conseguenza cosa facevano? Costruivano dei megaliti in legno, logicamente il legno è più deteriorabile della pietra, e sparivano. Cosa che ad esempio i cristiani non hanno mai fatto, pur di costruire qualcosa, hanno violentato interi paesi, hanno distrutto intere città, hanno ridotto la schiavitù migliaia di persone pur di costruire qualcosa sfruttando un territorio. Sì, ma la cosa peggiore, vabbè, adesso mi inserisco un Sì, attimino. no. Per giustificare se stessi, i cristiani hanno sparso la voce per 2000 anni che le piramidi in Egitto furono costruite da schiavi, quando invece è stato provato ultimamente, cioè con gli schiavi, che erano lavoratori salariati. E in effetti, provateci un attimino a pensarci. Per tenere d'occhio 10.000 schiavi che lavoravano la frusta, come gli piace per i cristiani, occorrevano almeno 20.000 soldati per controllarli. Cioè, è assolutamente illogico, cioè solo un pazzo cristiano può concepire una cosa del genere. In realtà erano salariati che facevano quel lavoro e venivano pagati per quello che facevano. Di là poi si può disquisire sulle paghe e tutto quello che si Sì, vuole, no. però erano salariati, Ma erano schiavi. d'altronde il discorso è fondamentale, cioè nel senso che quello che veniva fatto in tutte quante anche le civiltà, chiamiamo dei culti megalitici, non hanno mai portato alla povertà della popolazione, cioè nel senso che l'Egitto non era ridotto alla fame, che tutti quanti, dove ad esempio anche se prendiamo culture tipo lontane come quelle del Sud America, cioè la costruzione di templi giganteschi non ha coinciso con la distruzione della città o della civiltà, ma anzi ha coinciso sempre con lo sviluppo di un'organizzazione sociale, cioè Certo. anche gli Incas non avevano la ruota, però costruivano un impero che funzionava, che garantiva da vivere. Cose che ad esempio i monoteisti non hanno mai fatto, cioè nel senso tutto quello che veniva costruito da quel monoteismo portava sempre alla distruzione Di delle comunità, qualcos'altro. cioè, ma no, Certo. cioè nel senso che qualsiasi tempio cristiano veniva eretto sempre con la distruzione della città, partendo da Roma. Noi abbiamo il caso, ad esempio, concreto, che in Africa hanno costruito un tempio simile a San Pietro, spendendo migliaia di miliardi, in una zona poverissima dell'Africa, dove si muore di malattia, cioè nel senso, ma logicamente il Papa è andato anche a inaugurarlo, questo qua. Questo è un santuario che si trova, se non ben ricordo, in Costa d'Avorio, ed è più grande della Basilica di San Pietro, è stato costruito negli anni 80, è stato benedetto dal Papa, in una situazione in cui non possiamo pensare che l'Africa sia una situazione di ricchezza. Cioè nel senso che i pagani hanno sempre avuto il concetto di questo, di dire quello che c'è di energie, di possibilità, viene utilizzato per la nostra vita. Quello che è il superfluo, che a noi non è necessario, viene riservato alla divinità. E mai una divinità pagana ha detto voi non mi adorate abbastanza. No, Di no, conseguenza, prima c'erano le necessità dell'uomo e c'erano i propri desideri. Ed era l'uomo che decideva quando poteva dare alla divinità, non che la divinità decideva come e quando. I tempi erano sempre i tempi che l'uomo decideva. comunque c'è un altro aspetto da mettere in rilievo con la conferenza e con tutti i casini che ha comportato. Beh, vabbè, insomma, dei casini ne parleremo forse, forse, non Sì, ma. saprei. Anche se è abbastanza irrilevante, no? Però in conferenza hanno partecipato persone venute da cinque estrazioni, chiamiamole politiche, chiamiamole ideologiche Sì, diverse, ma anche no? Cioè esistenziali, ce ne sono. esistenziali diverse.
praticamente cinque situazioni esistenziali, anche in assoluta contrapposizione l'una all'altra, hanno trovato un attimo di unità all'interno di un discorso pagano, chiaramente con le dovute differenziazioni, perché non esiste l'omogeneità, cioè noi non abbiamo una verità da vendere. Bene, questo cosa sta a significare? A prima vista sembra una cosa irrilevante, in realtà è una cosa importantissima. Perché questo? Perché significa che il discorso religioso che stiamo facendo sta andando oltre quelle che sono le ideologie precedenti, cioè le ideologie politiche, perché beh, ormai insomma più che ideologia religiosa, qui in Italia abbiamo ideologie politiche, sta superando le ideologie politiche per arrivare all'ideologia esistenziale. E ricordiamoci questo, che l'ideologia religiosa, cioè l'idea religiosa, il proprio essere religioso, nasce dall'affrontare la vita quotidiana, non viceversa, cioè non esiste prima l'idea religiosa e dopo la vita quotidiana, ma prima si affronta la vita quotidiana e poi si costruisce l'idea religiosa con le determinazioni che si va a affrontare nella vita quotidiana. Ebbene, cinque strutture, cinque percorsi diversi, anche in contrapposizione, hanno trovato qualcosa di comune, non so quanto, come, dove, bisognerà discuterne, se si ne discuterà, ma non è neanche importante discutere, tutto sommato, hanno trovato una loro omogeneità, un loro intendersi sotto una bandiera, chiamiamo così, del paganesimo. E questo è effettivamente ciò che va a costruire il futuro. Perché? Perché ognuno porta qualcosa, e il portare qualcosa è la ricchezza di tutti. Il saccheggiatore non porta niente, ma chi porta qualcosa e preleva qualcosa dagli altri è ricchezza per tutti, ricordiamocelo sempre. Sì, ma d'altronde, come tutti quanti i pagani, il pagano non tende mai a creare delle barriere e non è mai prevenuto di fronte a nessuna evenienza, non è mai prevenuto neanche di fronte a nessun aspetto della divinità, anzi c'è sempre una curiosità, di conseguenza tende sempre a creare legami. È stato anche dimostrato il venerdì sera, di creare sempre legami, collegamenti, connessioni, cioè nel senso che noi abbiamo nel monoteismo, abbiamo sempre l'uomo solo di fronte alla divinità, e l'uomo è sempre sottomesso a questa divinità tirannica, pericolosa e nociva. Nel paganesimo questo non avviene, cioè nel senso che nel paganesimo c'è sempre la necessità, e questo è fondamentale, ripeto all'infinito, la necessità di creare delle relazioni, dei collegamenti, delle comprensioni, di gettare dei ponti e non di creare dei fossati. Di conseguenza non esiste la necessità di arroccarsi sulle proprie posizioni, non esiste il pericolo di eresia, di scisma, o di infedeltà a un principio, perché il principio che si deve rispettare non è un principio che è fuori da noi, non è un principio che è posto nei cieli o che è posto in Vaticano o che è posto sulla croce, ma è un principio di esistenza che è imposto in noi, di conseguenza siamo noi che determiniamo le cose, siamo noi che scegliamo. Difatti c'è stato un contestatore che diceva, ma il vostro egoismo, sì, se dici che sono io che devo decidere di comportarmi in una certa maniera, è il nostro egoismo, cioè nel senso che noi diamo valore fondamentale alla coscienza della persona. Di conseguenza, se le persone si scontrano o se le persone si incontrano, non è perché Dio le fa incontrare o scontrare, ma è perché loro scelgono di incontrarsi o di scontrarsi. È una scelta individuale. Di conseguenza è una scelta responsabile, cioè nel senso che siamo noi responsabili delle nostre azioni, siamo noi responsabili del nostro pensare. Avrei qualcosa da dire anche sul termine egoismo da questo punto. Sì, va bene, perché... però di solito sai che i cristiani dicono che sei egoista come un marchio di infamia. E allora bisogna avere certe volte il coraggio di dire, vabbè, lo sono. Egoista è colui che non determina se stesso e non porta niente agli altri. Se io ho le braccia forti e tu dovessi cadere un burrone, le mie braccia forti possono reggerti. Esatto. Ma se io non sono stato egoista, andare tutte le sere in palestra, allenarmi, pensare, eccetera, quando tu sei caduto io non ho più la forza per tirarti giù. Allora cos'era il mio egoismo? Era egoismo quello di diventare forte. Sì, ma difatti... No, era portare un contributo alla vita. Cioè, e così anche le persone che vogliono che diventano ricche, per esempio, non è mica un delitto diventare assolutamente ricchi. Esistono delle determinazioni nel sistema sociale dove tu vuoi diventare ricco, dopodiché è come tu usi la ricchezza che determina se tu porti un contributo o saccheggi il sistema sociale. Ma difatti, cioè, se tu hai miliardi per mettere in ginocchio le persone, il tuo è un saccheggiare il sistema sociale, ma se tu hai miliardi e con quei miliardi li usi per favorire lo sviluppo del sistema sociale per iniziative che possono portare beneficio a tutti, e tu arricchisci il sistema sociale. Il cristianesimo cosa fa? Dice, portami a me i soldi che io li do ai poveri per alimentare i poveri, così i poveri sono ancora più in ginocchio davanti a me. Però tu diventi povero perché gli dai a lui i soldi e io alimento la povertà.
noi invece vogliamo la ricchezza del sistema sociale. Sì, no, ma infatti basta pensare, ad esempio, esistono casi, purtroppo non in Italia, ad esempio, di gente che è in condizioni economiche molto ricche e usa parte della sua ricchezza per produrre libri di un certo tipo, di una certa qualità, e lo fanno senza guadagnare, cioè non si guadagna, anzi si rimette, lo fa però perché si rende conto che lo strumento che ha in mano gli è fondamentale per vivere in maniera diversa. Di conseguenza non gli interessa niente di dover disporre del proprio denaro in una maniera non economica, perché sa che asseconda un proprio desiderio, cioè quello di produrre una cultura o di contribuire a una cultura, e questo a lui è uno scopo fondamentale, cioè nel senso che qualsiasi oggetto, anche il denaro, diventa sempre uno strumento in mano alle persone. Il paganesimo è pensiero di ricchezza, non sì, pensiero di povertà. Cioè, se uno dice io facendo queste cose accumulo denaro, accumulo sapere, accumulo conoscenza, non è che deve aver problemi per accumularlo. Deve, anzi, visto che lo faccio, io li accumulo, dopo li userò al meglio. Esatto. Cioè, anziché usarli per mettere in ginocchio gli altri, per dire io sono il più forte, mi sono il paron, gli altri fai quel che voglio mio, eccetera, li usa per dare una mano agli altri, ma non deve rinunciare alle sue possibilità. Anzi, cioè, sì, proprio sì, questo è antitesi del paganesimo. La miseria nel paganesimo non dovrebbe esserci, cioè, perché noi puntiamo sul lato più miserabile della vita, perché quello non deve esistere, cioè quello è il male che non deve, per questo, ma non per trasformare il sistema sociale in povero. Noi vogliamo che il sistema sociale diventi ricco. Esatto. E con tante opportunità, con le diverse opportunità delle singole persone. Ma d'altronde quello che noi diciamo, che non esiste uno strumento che sia neutro, che sia negativo in se stesso. Noi diciamo che ogni strumento è essenziale. L'importante è come viene utilizzato, cioè nel senso è la finalità con cui lo utilizzo, perciò non si può dare un giudizio morale, come ad esempio qualcuno dice fa il computer è un'opera del demonio. No, perché questo è un giudizio cristiano, cioè il computer è un'opera del demonio perché tu sei incapace di porti in condizione di comprendere qualcosa che hai di fronte. Puoi avere dei limiti culturali, puoi avere dei limiti ambientali, però l'oggetto, se tu non lo raggiungi, non è un oggetto nocivo, è la tua incapacità di porti di fronte a quel problema. Ci impiegherai anni per risolverlo, però l'importante è che tu comprenda che sei tu il dominatore dell'oggetto e dello strumento. È l'uso dell'oggetto che può fare un sistema sociale che è pericoloso. Infatti nel libro Anticrisi ho parlato del computer, ho detto state attenti, ancora 15 anni fa. Perché? Perché è uno strumento a cui si può chiedere alle persone di adeguarsi allo strumento, cioè anziché adeguare lo strumento alle persone, le persone si adeguano allo strumento per una questione di controllo. Questo è il pericolo, cioè il pericolo è l'assoggettamento delle persone a uno strumento, ma non lo strumento in se stesso. Sì, sì, ma infatti. Per cui è la direzione con cui si usa che è importante, non lo strumento. Sì, ma poi sai, ogni strumento sta sempre in base alla fantasia che la persona ha nel poterla applicare, nel poterla realizzare, e non esserne passiva. Andiamo avanti con l'oracolo, sì, cosa dici? D'accordo. Penso che abbiano capito che la conferenza sì, è stata un successo, non tanto per le migliaia di persone presenti, perché le persone erano, erano alcune decine comunque, erano quello che erano, non è importante. E il successo è stato per il fatto che sia stata fatta in quel luogo, in quelle condizioni, col martellamento dottrinale dei cattolici a quelle condizioni. Perché anche questo, cioè la mafia cattolica agisce, sì, agisce sì, sempre come può, chiaramente, non è onnipotente, agisce come può. È sempre più spuntata e ha sempre meno successo sì, la mafia cattolica. Cerca di insozzare, di offendere, di diffamare, questo è il suo tentativo, ma un po' alla volta le persone capiranno che c'è qualcosa che non quadra. Insomma. Va bene, andiamo avanti con gli oracoli. Sì. Allora, siamo arrivati all'oracolo 102. Ricordo sempre che faccio la sequenza di tonelli, la sequenza di tonelli della Burr è quella che ha afferrato la mia attenzione, no? E ho deciso di seguire solo quella. E l'oracolo 102 e il frammento 102 sono tutti frammenti oracolari. Ricordatevi sempre che un giorno, se dovessero essere trovati tutti gli oracoli, e potrebbe anche essere, perché alcune biblioteche, per esempio, sotto Pompei, sono state trovate con i libri ancora interi. Sì, è difficile srotolarli, eccetera. So che in una villa hanno trovato la biblioteca latina, e normalmente una volta si divideva da un lato la biblioteca latina, dall'altra parte la biblioteca greca, dei testi greci, per cui c'è sempre probabilità di trovarli, e con le tecniche di oggi, anche se sono bruciati, si riesce comunque a leggere qualcosa. Però quello che mi interessa non è tanto essere preciso nell'oracolo in se stesso, ma è dare l'interpretazione della stregoneria all'oracolo. Questo è importante. Allora, il frammento 102. Non guardare alla natura. Il suo nome è segnato dalla fatalità.
noi guardiamo la natura, allora perché dice non guardare la natura? Il suo nome è segnato dalla fatalità, perché sembra, è sempre importante la sfaccettatura in cui noi leggiamo l'oracolo o l'affermazione. Io posso dire la natura è divina oppure la natura è un oggetto. Dipende come prosegue il discorso, cioè dipende all'interno di cosa faccio questo discorso. Cosa significa guardare alla natura? Significa considerare le azioni della natura come le azioni di un progetto messo a punto da un architetto nel costruire qualche cosa. Significa guardare le trasformazioni come una creazione. La natura diviene in sé e per sé e le trasformazioni che la costruiscono sono adattamenti soggettivi alle variabili oggettive che i singoli esseri incontrano nel tentativo di costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti. Guardare alla natura come un architetto, e vi ricordo che questa era una delle prove dell'esistenza di Dio, ossia siccome viviamo nell'architettura perfetta, Dio esiste perché altrimenti non potrebbe... Vi ricordo questo, no? Guardare la natura come un architetto che costruisce una casa significa sottomettere alla volontà del Dio padrone, distruggendo la possibilità di costruirsi nell'infinito dei mutamenti. Che cosa sono le fatalità all'interno dell'essere della natura? Nessun essere della natura comprende l'intera natura, ma è compreso nell'essere natura. In quanto compreso nell'essere natura, esercita la propria volontà e le proprie determinazioni per migliorare il proprio divenire e quello della sua specie. Mentre egli fa questo, altri esseri all'interno della natura progettano loro stessi per svilupparsi al meglio nell'infinito dei mutamenti. Affrontare lo sconosciuto coi mezzi che si hanno e scegliere al meglio attraverso lo sviluppo del proprio potere personale si chiama fatalità. La variazione della specie si presenta e le condizioni oggettive promuovono quella variazione come un successo o la bocciano come un fallimento. Quanti milioni di tentativi si sono fatti nel corso del divenire dell'essere natura come oggi noi lo intendiamo? Un numero infinito. Per esempio, credo che i Down siano un esperimento della natura coi cromosomi, cioè non sono una malformazione umana, sono proprio un esperimento della natura che non ha avuto successo, cioè non ha successo nell'oggettività, cioè vivono bene, possono essere persone normali, anzi sicuramente sono persone normali, però è un esperimento di alterazione genetica che ha fatto la natura e che socialmente non ha avuto quella imposizione sociale che avrebbe potuto avere altri, per esempio. Comunque, per esempio, l'individuo Down è una persona normalissima, però è una mutazione genetica e basta, tanto per essere chiari. La variazione della specie si presenta e le condizioni oggettive promuovono quella variazione. Per esempio, quando noi siamo usciti dal brodo primordiale, c'è stato un nonno che ci ha provato a uscire fuori dal brodo, molti altri ci hanno provato, quel nonno invece ci è riuscito. E là è stata una mutazione genetica che è stata promossa dalla natura, cioè lui ce l'ha fatta. Questo è importante. Quanti milioni di tentativi si sono fatti nel corso del divenire dell'essere natura come oggi noi lo intendiamo? Un numero infinito. Il vero potere di essere dell'essere natura è rappresentato dall'incessante provarci di ogni essere che la compone. Quell'incessante provarci è quanto porta l'essere natura a costruire la propria coscienza di sé, spingendola nell'infinito dei mutamenti. L'essere natura, per la ragione umana, è forza. Lo sconosciuto che ci circonda, che per affrontare il quale è necessario sviluppare il proprio potere di essere per alimentare fortuna dentro se stessi. Tentare di mettere ordine in forza, descrivendolo e piegandolo alle preposizioni della ragione, significa ammantare le determinazioni dell'essere natura con i fantasmi della ragione. Questo vale anche per Luciano Dalla Guizza, che mi ha scritto quel libretto. Infatti noi non diciamo mai che c'è una verità alla quale adeguarci, ma noi dobbiamo strutturare l'essere umano per muoversi nello sconosciuto, che è un comportamento inverso. Il peggiore di questi fantasmi è un preteso creatore che, ad immagine della ragione, pretende di essere padrone dell'essere natura e delle sue trasformazioni. Guardare alla natura in questa angolazione significa guardare alla natura come un Dio padrone e creatore al quale sottomettere gli esseri umani. Fatalità come assenza di progetto e di determinazione soggettiva. Fatalità come assenza di scopi specifici in grado di legare gli scopi dei singoli esseri e delle singole specie. Fatalità come mancanza di intuire nei confronti delle singole specie.
invece, fatalità dove la coscienza di sé che si trasforma dell'essere natura è al di fuori delle scelte delle singole specie e dei singoli esseri che la compongono. La coscienza di sé natura non dirige le trasformazioni degli esseri della specie al suo interno, si limita a registrarne le trasformazioni attraverso la modificazione della sua coscienza di sé, salvo intervenire per quanto può per salvaguardare le specie quando interventi alieni ne compromettono lo sviluppo, come nel caso degli esseri malati di energia vitale stagnata. Quando la ragione si trova a dover affrontare le tensioni, le contraddizioni, le sfide e le trasformazioni che vengono messe in atto dagli esseri della natura che producono un effetto senza che qualcuno determini quello scopo, è sgomenta. La ragione impaurita ricorre alla superstizione. Che cos'è la superstizione? È il voler contribuire alle trasformazioni, è voler attribuire alle trasformazioni alla volontà di un oggetto sconosciuto. I cristiani, adorando come fanno il loro Dio, sono superstiziosi. Dunque, non guardare alla natura, il suo nome è segnato alla fatalità. Cioè, non pregare la natura, non mettete in ginocchio davanti alla natura. Questo è il senso delle cose. Noi, per esempio, prima è venuto il nome Down, però anche l'uomo di Neanderthal, per esempio, si è scontrato con l'essere, il sapiens, no? Cioè, sì. Uno ha prevalso sull'altro e l'altro era più inadeguato, diciamo, usiamo questo termine anche se è brutto, sì, beh, per però ha dato un suo contributo, cioè nel senso che poi diventa un patrimonio di tutta la vita, cioè nel senso che una cosa che è fondamentale, che qualsiasi cosa avvenga non è che possa essere cancellata, ma dà il suo contributo e partecipa alla memoria, cioè, e partecipa alla memoria collettiva, cioè è un'informazione che viene aggiunta, per quanto possa essere abortita, fallita o marginale, quell'informazione non verrà mai persa, cioè nel senso che non avrà mai una funzione negativa, ma anzi darà un contributo alle possibilità e alle molteplici vie che la vita ha. L'importante è che ricordiamo questo, la natura è un insieme di dei ed è un Dio essa stessa. Ma la natura non si può pregare, la natura non si può pregare né in quanto Dio insieme né i singoli dei, si può solo agire al suo interno. Si può solo viverla, se no. Viverla. Certo, l'azione è la vita, è azione. e agire al meglio, cioè vivere per il meglio, cioè vivere per il meglio noi stessi, torno al discorso egoista prima, cioè noi dobbiamo vivere al meglio e costruire le migliori condizioni nelle quali noi possiamo vivere al meglio. Questa è l'azione strategica del vivere. Beh, d'altronde la vita è legata a questo, nel creare sempre delle condizioni migliori affinché la vita si perpetui al meglio e si perfezioni e comprenda sempre di più. Difatti, cioè, fa tutto parte dell'esperienza, cioè, e fa tutto parte della conoscenza, perché proprio lo scopo è, noi possiamo passare tramite l'esperienza, ma lo scopo finale è avere la conoscenza della cosa. Esatto, la comprensione delle cose. Anche perciò, la comprensione non sarà mai assoluta, però è il nostro sforzo che è importante. Beh, d'altronde possiamo, come dice una frase bella che i monoteisti contestano sempre, chi non è monoteista dice fa oggi l'acqua è H2O, domani chissà, domani è una bella ninfa. Sì, beh, questo sì, oggi l'acqua è H2O, domani sarà qualcos'altro. L'importante è che l'acqua sia H2O e non dire a uno quello è acqua quando è acido solforico. Esatto. Questo è importante, cioè ricordarci sempre. Sì, beh, è sempre la natura delle cose che è fondamentale, cioè l'esperienza che poi diventa conoscenza. Certo. Perciò tu potrai vedere un'acqua, io potrò vedere una ninfa. Certo. Lo scienziato vede l'H2O. Esatto, però se lo scienziato vede l'acqua 2O è un problema suo. Certo. Se io vedo la ninfa è un problema mio. E non faremo una certa guerra di religione per questo. Ma infatti, questo è il punto. Se invece uno dice no, quello è acido solforico, allora sì, si fa una guerra di religione, perché io le mani là dentro non ce le metto. Cioè. No, in effetti è un discorso che sembra buttato là, in realtà no, non è semplicemente buttato là, perché le religioni monoteiste è come se ti dicessero che l'acqua non è acqua, che l'acido solforico non è acido solforico ma è acqua, perché tanto sono tutti liquidi, non vedi che sono tutti liquidi. Sì, ma già dal punto di vista significativo i cristiani utilizzano l'acqua per toglierti un peccato che non appartiene a quello del peccato originale. Cioè,
Io troverei veramente criminale utilizzare dell'acqua soltanto per battezzare qualcuno attribuendogli un peccato originale che l'ha marchiato tutta la vita. Ma questo che cioè, per me è assurdo, cioè, no, è colpevolizzazione. Cioè, no, ma, cioè, no, cioè, ma renditi conto del concetto, cioè, nel senso di dire che una persona che nasce, nasce marchiata perché secondo loro hanno peccato contro Dio, di conseguenza, siccome appartengono a una specie, loro non sono colpevoli quando non hanno agito niente. E l'acqua viene utilizzata cosa? Per lavarli da un peccato. Va bene, andiamo avanti, prendiamo un altro paio prima di cominciare a chiacchierare un po' di tutto. Va? Ancora due frammenti, ve li leggo uno dopo l'altro. Volevo arrivare a un frammento che mi piace moltissimo, uomo artificio di una natura audace. Basta questo frammento per vedere la differenza fra le regioni rivelate che fanno la creazione e invece i frammenti di oracoli caldaici che parlano dell'uomo come il prodotto della natura, cioè uno degli elementi che la natura ha prodotto, cioè, basterebbe questo frammento per dire, per far capire l'importanza degli oracoli. Però ne faccio solo due, il 103 e il 104, ve li leggo uno dopo l'altro e poi chiacchiereremo tutti insieme. Allora, frammento 103, e non alimentare ciò che è in balia della fatalità. Con la superstizione si alimenta ciò che è in balia della fatalità. Con la superstizione si impedisce alle coscienze di sé di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, usare la propria volontà, alimentare le proprie determinazioni per divenire nell'eternità dei mutamenti. La superstizione distrugge la determinazione soggettiva, rendendo il soggetto dipendente da chi alimenta la sua superstizione. Alimentare ciò che è in balia della fatalità significa impedire ad un essere della propria specie di prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Significa costringere un essere della propria specie a pregare un intervento anziché spingerlo a costruire se stesso per usare la propria volontà e le proprie determinazioni. Le onde del mare della fatalità, della fortuna e della sfortuna sbattono il malcapitato contro gli scogli delle avversità della vita. Che stronzata. In realtà degli esseri umani si sono dati da fare, hanno lavorato affinché costui non si fornisse le armi adeguate per affrontare le contraddizioni dell'esistenza. Gli hanno impedito di costruire la propria coscienza, il proprio sapere, di sospendere il giudizio, di chiamare le cose col loro vero nome per costruirne un disperato in balia della fatalità. Quale infamia nel fare questo. Solo i cristiani e gli schiavi delle religioni rivelate fanno questo per alimentare e giustificare il loro vuoto interiore e la loro disperazione. Tieniti lontano da chi è in balia della fatalità. Costui non ha il coraggio di affrontare la vita e ti imporrà di dividere con lui la sua disperazione. Non alimentare la disperazione, indicala, ma nel farlo proteggiti. Chi è disperato vuole distruggere chi ha il coraggio di affrontare la propria vita, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Dunque, non alimentate ciò che è in balia della fatalità, e un modo per alimentarlo è quello di mettersi in ginocchio, di pregare la fatalità, che è una cosa allucinante. Bene, concluso col frammento 104. Puntini, 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 non insudiciare il pneuma, non farne profonda la superficie. In questo caso, riferito agli esseri umani, il termine pneuma sta ad indicare la costruzione del Dio che cresce dentro gli esseri umani. Più in generale, col termine pneuma viene indicata ogni concentrazione di energia vitale cosciente di sé. Viene indicato inoltre, riferito agli esseri della natura, la parte del corpo luminoso che stanno costruendo. E ancora, col termine pneuma, viene indicato quanto anima, diversificandolo da quanto è inanimato. Qualcuno mi ha contestato una volta il termine anima. Ricordatevi che anima viene fuori da ciò che è anima, cioè ciò che rende animato, non il significato che danno i cristiani del termine anima, sono robe diverse. Il termine pneuma indica sempre l'energia vitale, ma non l'energia vitale inconscia, indica soltanto l'energia vitale che ha iniziato dei cammini di costruzione e alimentazione di una coscienza di sé. Il termine pneuma, riferito all'essere umano, sta ad indicare non ciò che lo anima distinguendolo dall'inanimato che lo circonda, ma il corpo luminoso che sta costruendo attraverso le sue scelte. Diventa logico in quest'ambito l'uso dell'espressione non insudiciare il pneuma, che sta ad indicare non mettere quanto hai costruito al servizio della ragione o più in generale della fisicità dell'essere umano.
Quando l'essere umano mette il proprio intuire al servizio della materialità della sua esistenza, attraverso la propria azione, altro non fa che insudiciare il pneuma. Esistono delle persone che scoprono di poter muovere degli oggetti, sono dei casi strani, e si mettono a pensare come muovere gli oggetti. Nel far questo... Un attimo. Vabbè, allora noi continuiamo ancora con la trasmissione perché vedo che sta andando ancora in onda. Un'interferenza non indifferente. Vabbè, allora, quando l'essere umano mette il proprio intuire al servizio della materialità della sua esistenza, attraverso la propria azione, altro non fa che insudiciare il pneuma. Fare profonda la superficie significa rendere pesante la propria energia vitale, significa bloccarne i flussi, significa mettere in atto scelte e attività per le quali si distrugge la possibilità di costruire il Dio che cresce dentro ogni essere umano. In questa visione la frase è assolutamente logica, risultando una supplica e un imperio a tutti i cacciatori di conoscenza e di consapevolezza. Per divenire nell'eternità dei mutamenti, per alimentare il Dio che cresce dentro, l'essere umano è necessario non insudiciare il pneuma, non farne profonda la superficie. E adesso vediamo un attimino. Com'è, Francesco? Ah? Siamo un attimino bloccati, eh? Ma comunque va fuori il segnale, eh? Sì. Siamo completamente bloccati da una sovrapposizione di un'altra radio. Qui non abbiamo, vabbè. Stiamo cercando di trasmettere lo stesso, però ci stanno bloccando il segnale d'uscita. Per cui non sappiamo neanche come continuare a andare. No, probabilmente i telefoni, se i nostri ascoltatori dicono cosa arriva, così. Proviamo a vedere, riagganciamo i telefoni e se volete dirci cosa vi sta arrivando a voi come segnale, perché qua da noi è un po' un disastro. Pronto? 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 Come ti arriva il segnale? Non si sente niente? È saltata la linea allora. La radio, sì. E di Colin Wilson da Atlantide alla Sfinge? No, neanche. Sono cose, guarda, interessantissime, sì. Del buddista storico. Siccome allora mi hai dato lo stimolo alla ricerca di tutte queste cose alternative, sì. E mi ritrovo su molte cose che dici tu, insomma, che mi hai fatto pensare. Sull'uomo antico che era completamente diverso dal punto di vista della percezione, del modo di... Cioè, mi hai aperto un campo nuovo. Beh, insomma, attento, hai capito, no, che tu ti dici, basta darsi un attimo e manda attorno, così, insomma. Ecco. Bene, dai. Cosa mai ti diciamo? Sì, dai, ci vediamo un po' meglio un altro momento. Ciao. Ho parlato con radioascoltatori per telefono e anche da loro il segnale radio non esce. Ragazzi, ditemi voi se vi esce il segnale radio oppure no. Pronto? Scusa, Marco. Dimmi, Marco. Non si sente più la vostra radio? È saltata, vero? Ah, è saltata. Molto per l'ora non si sente più. Non so cosa dire, avevamo detto dentro un altro segnale, non so se abbiamo fatto apposta o se ci sia solo un'interferenza. Non mi pazienza, io aspetto allora. Sì, eventualmente alle 19 sono ancora in radio. Bene, grazie, ciao, grazie, ciao. Sì, qualcuno può sentire la trasmissione quasi sicuramente, però il problema è che da qua il segnale esce, ma il ripetitore non so se riesce ad uscire, anche se tutto sommato... Prova a vedere adesso, Francesco. Prova a parlare un attimo. Sì, mi ascolti, mi senti? Sì, adesso ci siamo. È ritornato il segnale. Oh, riprendiamo la trasmissione. Scusateci, ma eravamo un po' sconvolti. Allora, dove eravamo rimasti? Intanto, grazie ai radioascoltatori che ci hanno telefonato. Sì. Come solidarietà, diciamo, però non è successo niente se non un temporale che ha bloccato un attimo il ripetitore. Allora, riprendiamo il discorso dove eravamo rimasti, che io non me lo ricordo assolutamente. Eri rimasto più. Sugli racconti caldaici, mi sembra. Pronto? Sì?
Buongiorno, un'informazione per cortesia. Trovo ancora presso voi altri, il vostro, da voi altri, da l'ascorbato del potassio? Sì, sì, ma devi telefonare al magazzino, grazie. 700-777. 100? 700-777. Ah, 777. Sì. Va bene, grazie, vale. Buongiorno. Buongiorno. Vabbè, almeno con questa telefonata abbiamo saputo che si è ripresa un attimino la linea, visto che è uscito in maniera corretta il segnale. Va bon, Francesco, sì. Riprendiamo il discorso. Sì, che eravamo, gli oracoli caldaici. Noi eravamo arrivati agli oracoli caldaici. Sì, stai terminando, adesso non ricordo il punto preciso. No, perché... stavo terminando, in effetti, stavo leggendo, diventa logico in quest'ambito l'uso dell'espressione non insudiciare il pneuma, che sta ad indicare non mettere quanto hai costruito al servizio della ragione o più in generale della fisicità dell'essere umano. Quando l'essere umano mette il proprio intuire al servizio della materialità della sua esistenza attraverso l'appropriazione, altro non fa che insudiciare il pneuma. Cioè, se è inutile che mettete a leggere le carte, qualcuno ha delle intuizioni per vedere il futuro, proprio ho parlato di cinetica, no? Alcune intuizioni per vedere il futuro, dice, boh, mi so leggere il futuro, mi metto a leggere le carte, mi metto a predire il futuro. Beh, in questo modo è insudiciare il pneuma, significa distruggere il corpo luminoso che sta crescendo. Per cui... fare profonda la superficie significa rendere pesante la propria energia vitale, significa bloccarne i flussi, significa mettere in atto scelte e attività per le quali si distrugge la possibilità di costruire il Dio che cresce dentro ogni essere umano. Cos'è importante? Importante è vivere, importante è usare se stessi, le proprie capacità per affrontare la vita, questo è importante, non l'appropriazione. In questa visione la frase è assolutamente logica, risultando una supplica e un imperio a tutti i cacciatori di conoscenza e di consapevolezza, per divenire nell'eternità dei mutamenti, per alimentare il Dio che cresce dentro l'essere umano, è necessario non insudiciare il pneuma, non farne profonda la superficie. Cioè, in pratica, è usare le tensioni del corpo luminoso per le tensioni del corpo luminoso, le tensioni fisiche per le tensioni fisiche. Se dovete spostare un peso, fatelo col corpo. La nostra specie è divenuta spostando i pesi col corpo, non è divenuta spostando i pesi con la mente, è divenuta calcolando cosa fare, andando a caccia, calcolando di prendere la preda, non pensando che la preda si avvicini. Ma d'altronde il fatto stesso che si utilizza sempre la forza significa che c'è un richiamo continuo all'uomo, alla necessità di usare il proprio corpo e la materialità. E anche al suo divenuto. Sì. Se noi ci siamo divenuti in questo modo è perché economicamente era vantaggioso divenire in questo modo. Il fatto che abbiamo delle altre possibilità è irrilevante. Esatto. Cioè, è assolutamente secondario. Perché non sono né raggiungibili e forse non sono neanche comode per la nostra esistenza e non sono neanche utili per la nostra esistenza. Sprecano soltanto il tempo. Sono delle cose che noi abbiamo dentro, no? Sarebbero utili. È come certi semi, no? Di certi alberi, credo anche il tamarindo, mette le radici soltanto se quel seme viene mangiato dal merlo, cioè i sughi gastrici del merlo ne attenuano la superficie e gli permette di mettere le radici. Però se i merli sparissero da terra, c'è un seme di tamarindo ogni mille che è in grado di mettere comunque le radici. Allora cosa significa? Significa che ci sono delle possibilità, però è irrilevante perché tanto ci sono i merli, però le possibilità le abbiamo. Ecco, questo sì, dire... ma infatti appunto, ma il fatto stesso che la materia ci inviti sempre a seguire la materia e non seguire cose astruse, astratte, raggiungibili, ma cose tangibili, toccabili e vedibili, significa che la nostra attenzione sia concentrata non sul cercare un astratto o un assoluto legato da ogni limite, da ogni riferimento, ma cercare sempre quello che di materiale ci si presenta di fronte a noi e comprendere quello che è di fronte a noi, sentirlo, toccare, vivere il mondo. Questo è fondamentale e questo è quello che la vita ci dice, al di là di quello che gli altri possono raccontare. Va bene, allora noi abbiamo preso, riagganciato i telefoni, se qualcuno vuole telefonare è 049 700 700 e 049 700 838. Prima sono arrivate una serie di telefonate mentre eravamo staccati, più telefonate di dire come mai non si sente più, comunque adesso i telefoni sono agganciati. Va bene, detto questo, se Francesco ha qualcosa da dire, se no io partirei con quella dell'amico di tutti quanti, il padre Pio, perché ah, se sì, massa, è massa. No, no, ma visto che siamo in periodo di giubileo ti faccio partire col discorso di... Sì, sì, no, anche perché è giusto demolire una mostruosità come la costruzione fatta su padre Pio, insomma. Io ho detto,
io sono un meccanico, apprendista stregone, un guardiano dell'anticristo. Guardiano dell'anticristo significa un guardiano della libertà. Chiunque guardiano dell'anticristo basta che dice: io costruisco la libertà fra gli esseri umani, la mia libertà, la libertà del mio sentire, del mio percepire. Però io sono anche un meccanico, nel senso che una buona parte delle cose possibili le conosco, le cose impossibili le conosco, le cose assurde le conosco, cioè non tutte, chiaramente sarò imbrogliato anch'io. Quando parliamo del padre Pio, che a volte ho detto è un truffatore, è un volgare truffatore, per radio ho detto no, come ti permetti di toccare padre Pio, cioè, dopodiché è venuta fuori una rivista che ne ha fatto il profilo psicologico, che questo è un po' pazzo l'uomo, no? Un po' pazzo, non eccessivamente pazzo, un po' pazzo. Il problema è un altro, è che è anche un criminale. Allora...